Buongiorno a tutti, allora adesso vi volevo spiegare un'altra espressione che è meno male me l'ha consigliata mi sembra Remigio e grazie per avermela consigliata. Allora, cosa significa meno male? Per chi di voi già lo sa, complimenti perché non è così facile capirlo, meno male, perché meno è il trattino questo qua è meno, potete dire 1 meno 1 uguale 0. Ecco, questo qui è il meno. È meno male. Male quando per esempio il male può essere, cioè il bene e il male sono gli opposti, no? Il bene quando una persona è buona rappresenta il bene. E il male invece una persona è cattiva e rappresenta il male. Oppure potete dire no, non so come spiegarvelo, può essere uno che vi fa aia e voi dite che male, aia, dite aia che male, ah, ma hai fatto male, cavolo, ok? Quindi che male potete dire quando qualcuno vi dà un pugno oppure sbattete contro la sedia, contro il muro, oh che male, così, no? Aia che male, però non c'entra con meno male. Meno male vuol dire qualcosa di diverso, ovvero adesso vi faccio qualche esempio. Meno male, potreste dire meno male che è arrivato in tempo, avevamo l'appuntamento alle 8 e il treno partiva alle 8 e 5, quindi meno male che il mio amico è arrivato in tempo in stazione per prendere il treno. Meno male, ovvero cosa vuol dire? Per fortuna, potreste dire meno male che è sinonimo di per fortuna. Spero che cominciate a capire un po' cosa vuol dire, quindi meno male, per fortuna che il mio amico è arrivato in tempo, oppure meno male che ho superato, che ho passato il test all'università, per fortuna, meno male, oppure meno male che il mio amico Gianluca non si è arreso e ha finito la gara. Meno male che non si è arreso, che non ha mollato. Meno male. Oppure meno male che ho tanti amici fantastici. Meno male, per fortuna. Meno male che appunto che non c'è traffico oggi. Meno male che non c'è traffico, così posso arrivare in città in poco tempo. Meno male. Quindi per fortuna, meno male. Il meno potete usarlo anche in casi come questo. 1 meno 1 uguale 0, oppure io sono meno bravo di te. Tanti altri modi, ma adesso non è importante, li vedremo magari in futuro in altre situazioni. E quindi meno male, per fortuna, spero sia chiaro. Riascoltate tantissime volte i video, veramente inondate il vostro cervello di italiano. Penso sia l'unico, uno dei pochi unici modi per davvero parlare bene poi una lingua, e più ascoltate meglio è, ascoltate qualcosa che capite, anche qualcosa che non capite del tutto, poiché penso che anche questo vi aiuti. Comunque io faccio di solito questo, ascolto anche qualcosa che non capisco bene e comincio proprio a ingranare la lingua, no? Migliorarla col tempo, no? Non arrabbiatevi, non stressatevi, con calma potete fare tutto quello che volete, no? Quindi ecco, per oggi è tutto.
Ci vediamo per le prossime espressioni o per le prossime video in cui vi parlerò magari di qualche libro che sto leggendo. E ecco, è tutto per oggi. Ciao ciao!